Ciao a tutti, sono Erika De Blasi, frequento il secondo anno di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali dell'Unisalento e faccio parte del progetto Arte e Libertà oltre le sbarre. Il progetto nasce con l'idea di favorire uno scambio tra l'Università del Salento e la Casa Circondariale di Lecce e offrire ai detenuti nuovi momenti di socializzazione attraverso attività come l'arte terapia individuale o di gruppo o la realizzazione di murales. Purtroppo, a causa dell'emergenza Covid, abbiamo dovuto sospendere gli incontri in presenza, ma stiamo facendo del nostro meglio per cercare di continuare il progetto anche in modalità telematica. Io personalmente ho deciso di aderire al progetto perché mi incuriosiva conoscere l'ambiente carcerario anche in vista di una futura prospettiva di lavoro e devo dire che è stata una fortuna poter partecipare. Entrando per la prima volta in carcere ho provato un insieme di emozioni molto diverse tra di loro. Non pensavo di reagire così, ma l'impatto emotivo è stato veramente molto forte. È stato molto bello relazionarsi con i detenuti, ascoltare tutto ciò che avevano da dire, da raccontare, vedere anche come reagivano e vedere anche le loro emozioni manifestarsi. Credo che questa esperienza sia utile per entrambe le parti, per i detenuti sicuramente, ma anche per noi ragazzi che abbiamo aderito al progetto, poiché veniamo a conoscenza di una realtà molto spesso sconosciuta, andiamo oltre i pregiudizi, gli stereotipi e i luoghi comuni che caratterizzano la società in cui viviamo ogni giorno. Io personalmente ho imparato ad apprezzare molto di più delle piccole cose che spesso sottovalutiamo e che sono invece molto importanti per ognuno di noi, in primis la libertà, che ho sempre difeso e che dopo questa esperienza continuerò a difendere ancora di più.